Buongiorno ragazzi, come d'accordi concludiamo il nostro percorso su Napoleone con questa breve lezione asincrona che vuole proprio appunto entrare nella caduta finale di questo astro che ha spaccato 2 secoli, ma anche 2 periodi storici, potremmo dire, che al 700 e 800 potremmo appunto quasi sostenere il passaggio tra storia moderna e storia contemporanea, anche se oggi ormai la storia contemporanea la si fa iniziare con la Prima Guerra Mondiale, ma per molto tempo l'epopea napoleonica è stata vista proprio come il passaggio tra queste due epoche diverse, tra due fasi della storia differenti. Oggi vediamo la fine di questo imperatore e anche le immagini che vedete sono proprio tratte, questa è una celebre immagine di Napoleone nell'esilio a Sant'Elena, di cui parleremo tra poco, e questo invece il dipinto che raffigura Napoleone che viaggia appunto verso l'isola, che scruta l'orizzonte con, diciamo, una sorta di accettazione tra il sereno e il triste, perché lui che era stato il grande protagonista della storia europea dei ultimi anni del Settecento e dei primi dell'Ottocento, viene mandato appunto in esilio. E dunque ci soffermiamo su quello che accadde all'imperatore dopo l'esilio e la reggenza dell'Isola d'Elba e dopo quindi la sconfitta di Lipsia, chiedendoci anche, lo vedremo alla fine, lo faremo con Manzoni, fu vera gloria? Vi ricorderete i passi del 5 maggio di Manzoni che appunto si chiede se tutte queste grandi imprese furono davvero gloria. E quindi guardando quello che accadde tra i 100 giorni del suo ritorno al potere fino al 5 maggio, 5 maggio 1821, che è la data della sua morte. Allora, cosa accadde in questo periodo? Si consumò un vero e proprio dramma. Vi ricorderete che noi abbiamo visto fino all'editto di Fontainebleau dell'aprile del 1814, dove Napoleone accetta di essere decaduto, di non detenere più il potere in Francia e viene esiliato nel luglio all'Isola d'Elba. Quanto durerà il suo soggiorno all'Elba? Durerà 10 mesi. Perché? Perché in quei 10 mesi la situazione in Francia si fa sempre più difficile. È tornato un re, Luigi XVIII, ma la situazione è sempre di nuovo, nuovamente instabile, caratterizzata da una crisi economica che è anche il frutto dell'esito fallimentare delle campagne napoleoniche, delle guerre napoleoniche, della sconfitta con la Sesta Coalizione. Di fronte al dramma che si sta consumando in Francia, Napoleone, controllato all'Isola d'Elba anche dalla flotta inglese, matura la decisione di ritornare segretamente in Francia. Decisione che prende nel febbraio del 1815 e che mette in atto a marzo del 1815, quando sbarca a Cannes nel suolo francese. Anche qui ci si è chiesti molto spesso come sia riuscito a farlo, come sia riuscito ad aggirare il controllo inglese a viaggiare tra l'Elba e il sud della Francia così, senza essere fermato, un po' come accadde quando ritornò dalla campagna d'Egitto e si presentò in Francia e mise in atto il colpo di stato del Brumaio. È una di quelle pagine oscure che la storia ancora non è riuscita e la storiografia non è riuscita a rischiarare, come sia stato possibile che Napoleone sia riuscito ad arrivare appunto di nuovo in Francia. In Francia ovviamente da subito è accolto dai suoi fedelissimi, dai generali, in particolare dall'esercito, ma poi anche dal popolo come di nuovo un liberatore, un trionfatore. Nei mesi di marzo, nei giorni di marzo, tra il 1 e il 23 di marzo, da Cannes a Parigi, la sua è una sorta di marcia trionfale per riprendere il potere. Gli stessi generali che furono mandati, tra cui il generale Ney, che furono mandati da Luigi XVIII per riportare la situazione all'ordine, in realtà alla fine si rivelarono fedeli ancora a Napoleone.
E da marzo a giugno del 1815 Napoleone torna in sella al potere in Francia. Furono i famosi 100 giorni del suo ritorno, ripeto, tra marzo e giugno 1815, in cui promulga una costituzione liberale. E le potenze europee non perdono tempo, perché benché Napoleone si affretti a tranquillizzare le corti europee, quella inglese, quella viennese, quella prussiana in particolare, della sua volontà pacifica di voler semplicemente dedicarsi alla situazione in Francia, in realtà nelle corti europee queste rassicurazioni non vengono nemmeno prese in considerazione. E già dal 25 marzo 1815 si forma la settima e ultima coalizione che ha il suo centro appunto in Inghilterra, Austria e Prussia, pur con la partecipazione di altri protagonisti, tra cui lo stesso re di Svezia Bernadotte. Nel frattempo, cosa accadde, per esempio, nel sud Italia, dove c'è il suo fedelissimo Murat? Beh, Murat, a dire il vero, dopo la sconfitta di Lipsia, aveva già, come dire, avviato trattative con l'Austria per rassicurare la sua appunto fedeltà non più a Napoleone ma agli austriaci, e soprattutto quindi questa decisione fu presa da Murat per controllare il sud Italia, il regno di Napoli in modo pacifico. Quando Napoleone seppe questo, ovviamente si sentì tradito da quello che forse era il generale a lui più fedele, suo cognato, lo sposo di sua sorella. Si sentì fortemente tradito, ma Murat appunto giustificò questo suo passaggio di fedeltà da Napoleone agli austriaci come scelta per custodire le riforme attuate nel regno di Napoli. Quando Napoleone tornò nei 100 giorni, Murat assicurò all'Austria che non sarebbe tornato dalla parte del generale Napoleone e dell'imperatore Napoleone. Tuttavia, nonostante queste rassicurazioni, nonostante in effetti poi Murat non diede più il suo appoggio anche nell'ultima battaglia che vedremo, quella di Waterloo a Napoleone, tuttavia Murat decise in Italia di attaccare comunque lo Stato Pontificio e quindi anche gli austriaci, che da questo momento in poi si fanno in qualche modo protettori dello Stato Pontificio. Decide di attaccarlo per appunto assicurare i confini nord del Regno di Napoli con lo stesso Stato Pontificio e mantenere saldamente in mano quel regno. In realtà anche Murat poi troverà la sconfitta, inizialmente sarà sconfitto dagli austriaci, riuscirà a fuggire e a riparare in Sardegna e poi in Corsica, ma allo stesso tempo decise poi nell'ottobre del 1815 di imbarcarsi in una nuova missione, di tornare in Italia perché voleva riprendere il regno di Napoli. Sbarcò in Calabria, ma in Calabria fu poi catturato e giustiziato e fucilato. Quindi anche, diciamo, l'avventura di Murat finì in modo drammatico, ucciso dagli austriaci che lo catturarono nell'ottobre del 1815. Invece, tornando a Napoleone, quello che accadde fu nel giro di un tempo ancora più breve, perché appunto il suo governo durò 100 giorni, si premurò di assicurare gli eserciti nemici che però non si fidarono, e dopo alcune battaglie che riuscirono ad assicurare brevi successi a Napoleone, lo scontro definitivo avvenne a Waterloo, il 18 giugno 1815. Ecco, questo magari possiamo provare anche a ricordarcela, questa data, 18 giugno 1815, dove Napoleone, anche qui ci si è chiesti come mai così rapidamente abbia voluto attaccare. Il suo tentativo era quello di non far congiungere l'esercito inglese con quello prussiano, l'esercito inglese che proveniva da nord e l'esercito prussiano che proveniva, diciamo, dal centro nord del confine tra la Francia e la cosiddetta Confederazione del Reno.
Quindi provò ad attaccare velocemente, ma in realtà non riuscì ad impedire agli eserciti inglesi e prussiani di congiungersi. E a Waterloo ci fu il famoso scontro con Napoleone da un lato e dall'altro inglesi e prussiani guidati dal duca di Wellington, che era già stato un protagonista in Spagna, diciamo dell'arrivo inglese, poi appunto della risalita che aveva scacciato i francesi dalla penisola iberica, il duca di Wellington e von Blücher, che abbiamo già nominato comandante prussiano quando abbiamo parlato di Lipsia. Questa volta la fortuna non sorrise più a Napoleone, quella fortuna che lo aveva aiutato a Marengo, che lo aveva aiutato in altri momenti importanti, pensate ad Austerlitz, con la finta ritirata e a Jena. Ecco, questa volta la fortuna non sorrise più a lui, ma ai suoi avversari, e Napoleone fu definitivamente sconfitto. Riuscì a ritornare a Parigi, abdicò per una seconda volta il 22 giugno 1815, e poi l'8 luglio rientrò definitivamente a Parigi il sovrano Luigi XVIII. Questo fulmineo arrivo e di nuovo caduta di Napoleone, che si giocò nei 3 mesi e che sorprese le potenze europee, perché vi ricorderete che già dal 1 novembre 1814 si erano riunite a Vienna per ridisegnare l'Europa post-napoleonica, e proprio sul congresso di Vienna ci soffermeremo la prossima volta. L'imperatore appunto si consegnò definitivamente a Parigi, e questa volta fu deportato non più all'isola d'Elba, ma in un'isola sperduta dell'Atlantico fra l'Africa e il Brasile, e cioè a Sant'Elena, dove finirà i suoi giorni con i suoi fedelissimi, ovviamente non più seguito dalla moglie, che non aveva del resto nemmeno seguito all'isola d'Elba, Maria Luisa d'Austria, e morì in solitudine scrivendo le sue memorie, di cui qua vi ho messo la copertina del libro dell'edizione della Burr in italiano, affidate a Emmanuel de las Cases, che stette con lui gli ultimi anni, le Memorie di Sant'Elena, una lettura che vi consiglio, un bel tomone, ma insomma è davvero interessante vedere le ultime riflessioni di questo straordinario, davvero straordinario protagonista delle vicende europee tra 7 e 800. Un protagonista che tentò veramente di squarciare la storia in due e di agevolare il passaggio tra un mondo che lui considerava vecchio e un mondo nuovo, ma che fallì e morì il 5 maggio 1821. Vorrei concludere con voi su questo, ripercorrendo le parole della poesia celebre, davvero che vi consiglio di leggervi con calma e di non privarvi di questo capolavoro della letteratura italiana. 5 maggio 1821, la poesia di Alessandro Manzoni, con cui egli celebra in modo ovviamente straordinariamente poetico, ma anche con attenta riflessione, quanto accadde a questa grande personalità, no? Perché la morte in solitudine di un personaggio così straordinario ci permette di riflettere su come le vicende umane, che consideriamo molto spesso grandiose, in realtà poi si risolvano in una vanità che forse ci può aiutare a guardare con più lucidità anche a noi stessi. Qua vi ho messo un passaggio straordinario, famoso, ma che davvero ci permette di riflettere non solo sulla vicenda di Napoleone, ma forse anche sulle vicende attuali. Così percossa attonita la terra al nunzio sta, muta, pensando all'ultima ora dell'uom fatale. Né sa quando una simile orma di pie mortale la sua cruenta polvere a calpestar verrà. Parole celebri e anche molto musicali, ma che per concludere vogliamo provare a capire. Qua vi ho messo alcuni passaggi del 5 maggio, questa poesia di 108 versi, su cui vi invito a prestare attenzione, e con cui concludiamo, provando a leggerla insieme. Egli fu, Napoleone è morto, fu. Parentesi, poesia che fu pubblicata nella Gazzetta di Milano, aggirando la censura austriaca di nascosto nel luglio del 1821. Come vedremo, Milano passò ai
agli austriaci che non volevano ovviamente veder celebrato Napoleone, ma di questo ne parleremo. E Manzoni seppe della notizia della morte solo a luglio, perché da Sant'Elena le notizie arrivavano con un certo ritardo, e a luglio scrisse questa poesia, con cui terminiamo il nostro percorso su Napoleone. Egli fu, ehi fu, Napoleone è morto. Siccome immobile, dato il mortal sospiro, stette la spoglia immemore, orba di tanto spiro. La sua spoglia mortale privata di questa grande anima, è immobile, perché appunto il sospiro mortale ha reso l'anima. E di fronte a questa spoglia mortale, come accoglie la moltitudine questa notizia? Ecco, ce lo dice dal verso 5: così percossa attonita la terra al nunzio sta, muta, pensando all'ultima ora dell'uom fatale. La terra, la moltitudine è percossa e attonita alla notizia della sua morte, al nunzio, cioè alla notizia della sua morte. Ed è muta la terra, pensando all'ultima ora dell'uomo del fatto, del destino, Napoleone. E sempre la terra è il soggetto, né sa quando una simile orma di pie mortale la sua cruenta polvere a calpestar verrà. Non lo sa la moltitudine quando una simile impronta di piede mortale verrà a calpestare la polvere della terra, cruenta, molto spesso cruenta, perché non si sa quando tornerà un uomo altrettanto straordinario. La cui vicenda è riassunta splendidamente da Manzoni con queste tre parole al verso 16: cadde, risorse e giacque. Questo è Napoleone. Vinse, poi cadde, risorse nei 100 giorni, infine giacque a Sant'Elena. E qui dal verso 25 riassume Manzoni l'avventura terrena e le imprese terrene di Napoleone. Versi straordinari che potreste ricordarvi, non vi fa male. Dall'Alpi alle piramidi, dal Manzanarre al Reno, di quel sicuro il fulmine tenea dietro al baleno. Scoppiò la Scilla al Tanai, dall'uno all'altro mar. Qui rievoca proprio le vicende appunto delle campagne, dalle Alpi, dalla campagna d'Italia alle piramidi, la campagna d'Egitto, dal Manzanarre, che è un fiume al centro della Spagna, al Reno, fiume tedesco. Ecco, lui è stato come un fulmine che segue il lampo. Così come il fulmine segue il lampo, così le sue azioni seguirono il suo pensiero. Quel sicuro il fulmine tenea dietro al baleno. Un fulmine che ha spaccato la storia, dalle Alpi alle piramidi, dal Manzanarre al Reno, e che scoppiò dalla Sicilia, da Scilla, al Tanai, al fiume russo. Don Tanai. Quindi ricordo delle imprese italiane e nel sud Italia fino alla campagna di Russia, dall'uno all'altro mar, dal Mediterraneo all'Atlantico, come un fulmine Napoleone che scoppia in tutto il mondo. Ma tutto questo fu vera gloria ai posteri, l'ardua sentenza, a noi, a voi che studiate Napoleone, l'ardua sentenza. E la dovete dare voi questa sentenza con il vostro studio, e lo studio serve a questo, anche a porsi queste domande. Noi, sottolinea Manzoni, chiniam la fronte al massimo fattor, cioè a Dio, che volle in lui del creator suo spirito più vasta orma stampar. Vuole imprimere in lui una più vasta orma del suo spirito, perché fu veramente un uomo straordinario. Tutto egli provò. Verso 43. Tutto lui provò. La gloria, maggior dopo il periglio, il pericolo, la fuga e la vittoria, la reggia e il tristo esilio. Due volte nella polvere, due volte sull'altare. Qui a ricordare che fu sopra gli altari nel successo due volte, prima e dopo Lipsia, ma due volte tornò nella polvere, a Lipsia e a Waterloo. Ei si nomò, lui si diede questo ruolo, quale?
quello di essere un arbitro tra due secoli. Due secoli, l'un contro l'altro armato, sommessi a lui si volsero. Bellissima questa immagine. I due secoli, il 700 e l'800, si volgono armati verso Napoleone, come aspettando il fato. Ehi, fe silenzio, ed arbitro si assise in mezzo a loro. E lui si erse in silenzio come un arbitro in mezzo a questi due secoli, il 700 e l'800. Attraverso le sue imprese. E poi, per finire, terminiamo davvero, una riflessione finale, gli ultimi versi, in cui Manzoni legge le ultime vicende terrene e umane di Napoleone, in cui si diceva che appunto nell'isola, nell'esilio a Sant'Elena, rifletteva quasi con disperazione e con depressione quanto gli era accaduto. Ahi, forse a tanto strazio cadde lo spirito anelo. Forse quello spirito desiderante cadde in una grande disperazione a Sant'Elena e disperò, ma valida venne una man dal cielo e in più spirabil aere pietosa il trasportò. Ma in questa disperazione arrivò la mano del Consolatore di Dio che lo portò in un'atmosfera in cui respirare. E qual è questa atmosfera? In cui respirare, in cui Dio portò Napoleone e l'avviò per i floridi sentieri della speranza, ai campi eterni, al premio che i desideri avanza, dove silenzio e tenebre la gloria che passò. Lo portò nei sentieri della speranza, nei campi eterni, in quell'eternità che è premio e che i desideri avanza, cioè che supera straordinariamente anche i più remoti desideri degli esseri umani, il premio della vita eterna in Dio, e dove la gloria umana che passò, la gloria mortale che passa, la scena del mondo che passa, è silenzio e tenebre. Anche qui versi straordinari. E poi conclude, questi sono proprio quelli finali, tu dalle stanche ceneri sperdi ogni ria parola, il Dio che atterra e suscita, che affanna e che consola sulla deserta coltrice accanto a lui posò. Il Dio che atterra e innalza, che affanna, ma anche consola, si posò e posò la sua mano consolatrice accanto a Napoleone. Bene, con questo abbiamo concluso. Mi raccomando, se ci fosse qualcosa di poco chiaro, possiamo riparlare in ogni caso la prossima volta, ma mi potete cercare come sapete. E noi ci vediamo alla prossima lezione in cui parleremo del congresso di Vienna.